Oggi la vittima di Radio Maraia incontrerà Sua Santità Papa Francesco. Prego, andiamo, vai. Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura. Pronto? Pronto. Oh, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come state? Sono stato male. Ma io l'ho pensato. Sono stato malissimo. Ecco, guarda, l'ho preso. Ti posso giurare che Anna Rita mi ha detto: mamma, ti ha chiamato Padre Paul? Ho detto no, Anna Rita. Ha detto: ma mi sembra strano, gli ho detto che non mi chiama. Ha detto: forse è andato fuori. Senti, guarda, oggi ti adesso sono qua, sono a San Pietro. E sono adesso, tra poco mi devo vedere col Papa. Anzi, aspetta, forse sta arrivando. No. Aspetta un attimo, rimani là, Aspetta, sì. Aspetta, devo dire una cosa. Sì. Francesco. Francesco. Vieni qua un attimo al telefono, che ti passo la mia amica. C'è cose da fare, Padre Polo. Aspetta che te la passo un attimo. Domenica te lo posso passare un attimo? A chi? A Papa Francesco, è qui con me. Sì, sì. Te lo passo, Sì. Sorella. Papa Francesco, come state? Amore. Tutto bene, grazie. E come ti chiami? Io mi chiamo Domenica. Domenica, come mia madre. Che Dio te ma voi come dico. State? Però sto parlando io, sto parlando io. No, è arrogante il papà. Come stai, Domenica? Sei in grazia di Dio? Ho avuto un po' il nervo sciatico, Papa Francesco. Ma voi come state con il ginocchio? Che vi vedo un po'. Ho fatto quella partita di pallone, non potevo giocare perché sapete che io sono stato un grande fan di Diego Armando Maradona, che ho conosciuto anche. Sì. Eravamo grandi amici, abbiamo fatto tante serate insieme con Diego, una persona meravigliosa della mia infanzia. Ho ancora la mare in bocca da quante serate ho fatto con mio Diego. E allora, per festeggiare il suo ricordo, ho fatto questa partita di pallone. Sempre in grazia di Dio. Adesso dimmi, Francesco, che andremo a trovarla, che passeremo insieme. La signora che ci ospita a pranzo mentre andiamo in Sicilia. Che gentile. Papa Francesco, mi fate tanto onore che venite a casa mia. Sarà un vero piacere. Che cosa mi prepari da mangiare? Allora, vi preparo un po' di pasta al forno, un pesce. Bueno, il pesce, allora veniamo di venerdì, perché il pesce si mangia. Vi faccio una bella torta con il cioccolato fondente. Io quello, il dolce è un peccato mortale, perché per il cuore, per il corazone, è tremendo, però un pezzettino. Ma bene, un pochettino ve lo potete mangiare. E anche un bicchierino piccolo di whisky. Anche limoncello che faccio io. Limoncello, sì. Limoncello e liquirizia. Allora facciamo la benedizione del limoncello. Bene, facciamo il limoncello santo. Papa Francesco, mi ha fatto così onore a parlarvi che sono felicissima. Speriamo che questa guerra finisce. Terribile. Che questa Pasqua viene con tanto amore. Esatto. Con serenità e fratellanza. Sempre nel Cristo, che è la cosa importante. Certo. Benissimo, adesso vado, che devo andare a comprare dei dischi. Ok. E tante più belle cose, Papa Francesco. Allora mi raccomando, tempo che io arrivo, tu comincia a pregare.
100 o 200 Ave Maria. Madonna. Certo, li faccio tutte le sere, che mi ha morto mio marito quasi un anno fa. Lo so, io so tutto. Parla il Signore, mi racconta tutte le vostre cose, solo che io poi mi dimentico. Ma non vi preoccupate. Io adesso vado che devo provare questo toro meccanico che mi hanno messo nuovo nella cappella. Papà Francesco, un abbraccio e una buona Pasqua che arriva con tanta serenità. Che Dio ti aiuti. Domenica. Grazie anche a voi, anche a voi ancora di più, che ci dovete guidare nel vostro gregge. Bueno. Buona Pasqua, ciao. Grazie, ciao Papa Francesco, ciao. Papa Francesco. A dopo, Francesco dopo. Ho il toro meccanico. Vai col toro a provarlo, così poi dopo ne facciamo. Ciao. Pronto? Sei contenta? Papi Paolo, mi avete dato una sorpresa bellissima. Amore. Tutto bella. Ti sei emozionata? Sì, tanto. Ciao, sono contento. Sono lacrime di gioia queste. Sì. Bene. Sei troppo tenera, guarda, mi emozioni anche a me quando fai così. Non sapevo che Papa Francesco era così buono, che parlava con tutta la gente. Sei andata benissimo, guarda. Che ama la gente. È una persona come noi, è un uomo. È una persona come noi, sì. Hai visto? Ma perché io gli ho parlato di te, comunque noi siamo molto in confidenza, quindi hai visto una telefonata. Ogni settimana tengo al telefono la signora Domenica quasi per un'ora, prendendola per il culo davanti a tutta l'Italia, però prendendo per il culo lei faccio del bene a voi, cioè vi faccio ridere, e quindi non mi sento in colpa per questa cosa, perché alla fine siamo diventati amici e sono forse l'ultimo argine fra lei e la solitudine. E volevo dirle anche a lei in quel momento che non aveva parlato veramente col Papa, ve lo giuro, cioè glielo volevo dire, ma dopo alla fine quando ho chiuso il telefono ero così felice che mi sono detto meglio una bella bugia che una brutta verità. E adesso mi viene un po' da ridere, però scambiatevi tutti un segno di pace. Più paura. E ha ragione.